Allora, sul fronte patate, vediamo che cosa è successo, eh. Allora, queste sono le patate che abbiamo messo, lasciate proprio abbandonate a se stesse. Sono riempite di questo che si chiama amaranto. È stata un'invasione di piante che era completamente sommerse. Però vediamo se comunque riusciamo a tirar fuori qualcosa. Scusate, sono con una mano. Allora, vediamo qua sotto che cosa ci potrebbe essere. Aspettate. Allora, eccola, vedete? Comunque qualche patatina la tiriamo fuori sicuramente. E c'è una sola. No, no, tanto. Allora, ecco qua. Patate prese, messe lì e lasciate un po' abbandonate. Comunque vedete cosa si riesce a mangiare, di fame non ci si muore. Allora, tanti ci dicono: ma voi avete quest'orto completamente abbandonato, è un orto che fa proprio schifo. E noi ne siamo consapevoli, cioè siamo i primi a dirlo. Lo lasciamo così, diciamo, apparentemente incustodito, perché diciamo, è una storia lunga. Quando abbiamo iniziato parecchi anni fa, quest'orto era di quelli tradizionali, era tutto perfetto, c'erano le file di ortaggi tutte precise, non c'era un filo d'erba. Però poi ci siamo accorti che a un certo punto il terreno peggiorava ogni anno, si raccoglieva sempre meno e c'era bisogno di fare sempre più trattamenti. Poi c'è da dire che noi lo facciamo per hobby, io diciamo, faccio un altro lavoro e quindi non abbiamo tantissimo tempo, perlomeno non abbiamo il tempo pieno da dedicare ai lavori dell'orto. E quindi abbiamo iniziato ad attuare un compromesso. Abbiamo fatto il minimo, proprio il minimo indispensabile. E la cosa strana è che ci aspettavamo di avere dei raccolti molto meno abbondanti. Invece la cosa strana che ci ha colpito è che i raccolti hanno continuato ad essere abbondanti e il terreno, invece di peggiorare ogni anno, migliora ogni anno. E c'è insomma una fertilità che aumenta. Quindi quello che ci insegna chi porta avanti la coltivazione di un orto no dig, noi possiamo confermare che effettivamente funziona. Poi noi non adottiamo nessun sistema, non è che lì per esempio abbiamo lavorato il terreno, facciamo un po' tutto quello che ci viene, che ci passa per la testa. Proviamo un po' tutto, sperimentiamo un po' tutto, però il fatto di non fare nessun trattamento e fare meno lavorazioni possibili, devo dire che ci ha stupito perché funziona alla grande. Fare nessun trattamento potrebbe sembrare diciamo una posizione estrema, sì, ma poi magari tu fai tutto un lavoro, arriva quell'insetto e distrugge tutto, arriva la peronospora e ti secca tutte quelle belle piante di pomodoro che hai seminato, hai trapiantato,
e quindi è un peccato. Però quando vai a mangiare un pomodoro e sai che non ha subito nessunissimo tipo di trattamento, ti posso garantire che c'hai una tranquillità, una spensieratezza, sei tranquillo, da mangiare delle cose sane ai tuoi figli. E questo secondo me è qualcosa di importantissimo che non apprezzo. Io dico sempre che quello che noi portiamo in tavola non si compra, non lo comprerai mai, non lo troverai mai acquistando dentro un supermercato. Queste sono le piante che hanno subito un attacco di peronospora, però tolte quelle foglie più basse non ha creato grossi problemi, non abbiamo fatto nessun trattamento. Questo dimostra che non è che sia poi così fondamentale fare tutti questi trattamenti, perché la pianta si difende per conto suo, sa come risolvere quando c'è un problema. Qui c'è, vedete, c'è la peronospora, ma se andate in alto la pianta si è ripresa perfettamente, e quindi tutto quello che viene al di sopra di quelle foglie che sono state colpite produrrà tutto quello che a noi serve. Sono già peperoni, melanzane, guardate questi pomodori. Allora, i fagiolini hanno fatto il botto, ne abbiamo raccolti già un paio di cassette completamente piene, sono una cosa spettacolare, sono teneri come il burro, sono veramente squisiti. Allora, qua abbiamo una quantità industriale, più li raccogliamo più vengono. Questi fiori ci fanno capire quanti ancora ne possiamo raccogliere. Piante gigantesche. Io continuo a utilizzare questo attributo perché qui sta avvenendo tutto veramente gigantesco. Ed è una cosa strana, perché come vi ho detto non abbiamo fatto niente, abbiamo messo dello stallatico bellettato prima del trapianto delle piantine e basta, nient'altro. La produzione, là dietro ci sono le zucchine, che pure quelle sono state stragenerose, e guardate che belli, bei fagiolini, ma tanti 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 ne stiamo facendo. Oggi ci avremo da fare a raccogliere tutte queste prelibatezze. Quindi questa è la prova provata che si può anche avere un orto rigoglioso, una produzione veramente dignitosa, senza utilizzare nessunissimo trattamento. Ripeto, l'unica cosa che abbiamo fatto è una concimazione di base al momento del trapianto e basta. Allora, questo è il pesco nettarina che è stato colpito da una malattia, sicuramente una malattia fungina, vedete? Che poi è strana, ha tutti questi buchetti
Comunque, molto probabilmente si tratta di Peronospora. Allora, che è successo? Che nonostante noi abbiamo fatto un bel respiro, non l'abbiamo trattata, i germogli nuovi si stanno sviluppando in perfetta salute. Vedete la pianta come riesce ad affrontare la malattia fungina difendendosi in maniera autonoma, senza l'intervento nostro. La stessa cosa vale per questa vite di uva pizzutello, anch'essa colpita fortemente dalla peronospora. Guardate qua, qui siete proprio la malattia fungina. Nessunissimo trattamento, abbiamo fatto un bel respiro e non ci abbiamo pensato. E guardate questi bei germogli nuovi come si stanno sviluppando in salute. Allora, questo prova, con gli esperimenti che noi facciamo, che anche senza trattamenti le piante possono sopravvivere, ma probabilmente non tutte, però trovano un equilibrio, trovano il modo per poter sopravvivere. Se poi qualcuna non ce la fa e si secca, pazienza, probabilmente non era la pianta ideale per essere piantata in questo clima, in questo giardino, con queste condizioni. Allora, questa mattina la dedicheremo alla raccolta dei fagiolini, quindi io vi saluto, vi ringrazio della visione del video e se vi farà piacere ci risentiremo al prossimo video. Ciao a tutti!